Siracusa, la chiesa di San Nicolò ai Cordari. La chiesa di San Nicolò ai Cordari si trova in Siracusa, nel parco archeologico della Neapolis, sopra il sito dove in epoca paleocristiana c'era una struttura religiosa sotterranea con struttura basilicale, come evidenziato da Francesco Saverio Cavallari, il quale ritrovò una stanza sepolcrale convertita in stalla e numerosi loculi intagliati nella roccia, coperti da lastre di tufo, alcuni in parte distrutti. Venne edificata dai Normanni nell'undicesimo secolo d.C., che la dedicarono a San Nicolò di Mira, loro santo protettore. L'edificio è a pianta rettangolare, orientato in direzione est-ovest, come ingresso laterale un piccolo portale che mette nella navata illuminata da finestre a strombo e nell'abside semicircolare, nel quale sono tre graziose strette finestre. Nella chiesetta, secondo gli storici, furono celebrati i funerali di Giordano, morto a Siracusa il 15 o il 19 settembre 1092, figlio illegittimo del conte Ruggero Altavilla. Nel 1577 la chiesa venne assegnata ai Cordari, ai quali deve la denominazione, come dimostra il simbolo sul portale laterale. I Cordari erano artigiani fabbricatori di corde, operanti nella vicina Grotta dei Cordari all'interno delle latomie del paradiso. La chiesa, in epoca medievale, venne abbandonata e sconsacrata e fu adibita a deposito di grano. L'attuale edificio, proprietà della curia arcivescovile, venne restaurato nel 1990 e nel corso dei lavori, nelle fondamenta, sotto il pavimento oggi ricoperto con plex gas trasparente, vennero scoperte antiche sepolture risalenti al I-III secolo d.C. Ristrutturato nel 1955, l'edificio, utilizzato come centro di accoglienza turistica, divenne un piccolo museo di foto d'epoca del parco archeologico. Sotto la chiesa si trova la piscina romana, la quale in realtà era un grande serbatoio d'acqua dal quale, tramite condotte idriche scavate nella roccia, forse in uso già per le cerimonie sacrificali nell'ara di Erone e in epoca romana per le naumachie e i giochi dell'anfiteatro romano. Secondo alcuni, l'impianto pare che fosse alimentato tramite una condotta
alta, lunga oltre un chilometro, da una sorgente che era circa metà dell'attuale viale Scala Greca, confermata da due orifizi nella parete, uno dei quali era a diretto contatto con un acquedotto retrostante che terminava nell'anfiteatro. Secondo gli storici, in epoca bizantina venne adibita basilica, rilevabile dall'equilibrata distribuzione dei pilastri e dalla distinzione delle navate, e utilizzata per la sepoltura dei santi martiri non identificati per mancanza di elementi decorativi. La cosiddetta piscina e i sotterranei, negli anni della pestilenza del 1600, vennero utilizzati come fossa comune. La piscina romana oggi presenta le pareti maggiori scavate nella viva roccia e quelle minori realizzate con grossi conci di pietra calcarea senza malta cementizia. Di forma rettangolare, da nord a sud, metri 20 circa, per metri 7 circa, profonda metri 5 dal piano di campagna, ed è suddiviso in tre navate con una doppia fila di pilastri su basi quadrangolari, formati da grossi blocchi legati da malta cementizia, sui quali poggiano gli architravi a piattaforma, sormontati da volte a botte.